Cecilia Rodriguez ha tradito Ignazio Moser con Francesco? La rivelazione shock. Che crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Colpa di Francesco Monte? Che già aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo appena pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello VIP 2017, video? E questa l'ultima clamorosa chicca di gossip che sta facendo in queste ore il giro del web e dei social e che sta facendo preoccupare non poco i fan della coppia, i quali temono seriamente che tra Cancelletto Cecilia e Ignazio ci sia aria di crisi e che la colpa potrebbe essere anche di Cancelletto Francesco Monte, che come ben saprete è l'ex fidanzato della Rodriguez. Cosa succede tra Cecilia e Ignazio Moser? Sono in crisi? Il motivo di tale rumors? Recentemente Cecilia e Francesco Monte sono stati beccati insieme da Striscia la Notizia. L'inviato del TG satirico di Canale 5 si era recato da Francesco Monte per consegnargli il famoso tapiro dopo lo scandalo droga o il Cancelletto Isola dei Famosi e lo ha rintracciato proprio nei pressi dell'abitazione di Cecilia a Milano, che guarda caso proprio in quei momenti era scesa di casa per portare a spasso il suo cane. Insomma Cecilia e Francesco pare che si siano incontrati e ovviamente questa indiscrezione non è passata inosservata e in molti hanno subito ipotizzato che tra i due possa esserci ancora del tenero. Ma come stanno davvero le cose? Tra Cecilia e Francesco non è ancora finita oppure si tratta solo di un rumors infondato? A fare un po' di chiarezza su questa vicenda è stata Cecilia Rodriguez, la quale ha smentito le voci riguardanti un suo possibile flirt con Francesco, affermando che tra lei e Ignazio Moser va tutto nel migliore dei modi. Al tempo stesso abbiamo visto che anche Ignazio ha scelto di dire la sua e lo ha fatto pubblicando un messaggio sui social in cui dice che non c'è stato nessun tradimento da parte di Cecilia e che tra lui e la sua fidanzata prosegue tutto nel migliore dei modi. E ancora amore tra Cecilia e Francesco Monte? Insomma Ignazio rigetta al mittente le accuse e i sospetti delle ultime ore di una possibile crisi, video, in corso tra lui e Cecilia, alimentata anche da un servizio che era stato trasmesso sabato pomeriggio a Verissimo, il quale aveva alimentato ancora di più i dubbi e i sospetti dei tantissimi fan. Sta di fatto che la presenza di Francesco Monte sotto casa di Cecilia Rodriguez a pochi giorni dal suo ritorno dall'Isola dei Famosi 2018 non è passato inosservato e in molti continuano a dire che tra i due ci sarebbe stato un incontro segreto all'insaputa di Ignazio Moser. Sarà andata davvero così? Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.